di una quindicina di morti e altrettanti feriti, il bilancio di due attentati suicidi compiuti a Mogadiscio, capitale della Somalia. Le azioni non sono state rivendicate, ma secondo i ribelli Shabab, gli autori sarebbero gruppi di fedelissimi di Al-Qaeda, da tempo impegnati a contrastare l'azione del nuovo presidente, Hassan Sheikh Mohamud.